E per parlare di Russia abbiamo due ospiti. Il primo è Andrei Soldato, alla mia destra, che è tra i cofondatori del sito agentura.ru, che è un importante sito che si occupa di monitorare quello che fanno i servizi segreti russi, ossia l'FSB, che è il successore del KGB. E Andrei scrive anche su altre riviste russe, ha lavorato per Novaya Gazeta, ha lavorato per Vedomosti, scrive su Echernyevny Journal, che è un buon giornale online. E alla mia destra, immediatamente alla mia destra, come vedete, non c'è Yulia Latinina, che doveva essere con noi, ma ha avuto dei problemi e non ha potuto lasciare Mosca. C'è invece Evgeny Yudkin, che è un giornalista russo che vive però in Italia, a Milano, e collabora con diversi giornali, sia italiani sia russi, con Repubblica, La Stampa, Panorama, e invece per quanto riguarda le testate russe con Expert e Slon. Dunque, io avevo pensato di organizzare l'incontro più o meno in questo modo. Partiamo dalle ultime cose, le notizie di attualità degli ultimi giorni, di cui voi tutti quanti sicuramente sarete a conoscenza, ossia il fatto che Putin sarà il prossimo presidente della Russia perché ha deciso di correre alle presidenziali del prossimo marzo, e poi di allargare a temi non strettamente di attualità, ma diciamo come dire, più strutturali, e per poi lasciare la parola a voi e alle vostre domande. Come ho detto, partirei dall'ultima notizia e dall'articolo che noi questa settimana su Internazionale abbiamo deciso di pubblicare su questo argomento, che è un commento di Yulia Latinina, per l'appunto, che racconta come nasce, come è nato il tandem Putin-Medvedev, come si è sviluppato e la forma che sta prendendo adesso, ossia in che modo Putin ha deciso di tornare a fare il presidente della Russia. In questo articolo Yulia Latinina definisce Medvedev, l'attuale presidente e futuro primo ministro in questo disegno politico che lei traccia, come una, se non sbaglio, una appendice tecnica di Putin, ossia una persona che in questi anni non ha avuto virtualmente nessuna libertà di movimento. Io volevo chiedere ai nostri due ospiti se ritengono che effettivamente sia così, ossia se è vero che è stato sempre Putin a fare la politica russa e se è vero che Medvedev è stato un mero esecutore della sua volontà. E partiamo da Andrei. Hello and thank you for coming here. Buongiorno a tutti, grazie per Well, to essere be qui. frank, I'm not strong believer that Medvedev is absolute puppet and Putin is only one who Io in penso control. che Putin Because sia effettivamente his al decisions controllo della don't clearly situazione. many mouths. But to be frank, it seems for many people who live in Russia and for many Per observers and molti journalists, russi, per molti Putin is giornalisti e just taking osservatori, on the role a week, maybe a few days chiaro before come his la decisione sia Because stata many presa per people Putin di didn't ricandidarsi find giusto it alcuni giorni prima notorious dell'annuncio. become to be something very interesting and maybe a new phenomenon because for many Possiamo vedere qui people qualcosa who di were all particolarmente middle interessante, un classes nuovo immigrated after the fall when fenomeno. Putin was popular. Medvedev was embodiment that we might do something differently and we might change and replace the old elite of the Russian and the Russian bureaucracy. E la burocrazia Because russa, even if the perché bureaucrats of the Russian state anche apparatus se c'è declare un Medvedev apparato di free now, Stato, for avevano example, paura. Ad if Putin esempio, would be se elected Putin to be the president in few years fosse diventato for 12 presidente years, there would be per no 12 chance anni, even non ci for sarebbero state possibilità, political departments of the deputy ministers to become anche ministers. neanche per i Because vice ministri, everyone di diventare it would be just a ministri. stalemate. Vi sarebbe stato uno There would stallo be no sotto tutti i change punti di vista, in non vi sarebbe stato leadership, alcun there would be no cambiamento change in nel mondo leadership, there would be politico, no nella change in economic burocrazia, situation nell'economia, because nella we situazione economica. will Perché have the same oligarchs, the vi same sarebbero regime, the stati same sempre gli people stessi control places? oligarchi, le And stesse for many persone negli income stesse, people, nelle stesse just posizioni? E because questo there is no chiaramente è diventato un grande problema, non social life soltanto per for the l'aspetto younger sociale, cioè per i That's giovani e why per le Medvedev become persone attive, ma big anche pop. Maybe perché he diciamo never che vi era questa speranza di truly cambiamento. supported this Medvedev non ha approach, but davvero because there's no other supportato choice questa and his linea. opposition is so weak, many L'opposizione è believe stata molto he debole might be more e quindi popular si è pensato che he's in actually. Che le cose Sì, potevano sono cambiare. Fondamentale lettura Dicevo, del ruolo di sono, Medvedev. sì, sono accordo e disaccordo, quindi vorrei spiegare nel senso, il fenomeno di Medvedev
Non sarebbe neanche stato se non fosse Putin che l'ho messo 4 anni fa, quello è chiaro. Cioè lui è, Putin ha deciso che mettiamo Medvedev, ha messo Medvedev, quindi lui ha iniziato assolutamente come il presidente debole. Assolutamente debole, però nel corso di anni ha alzato il suo, ma sia esperienza, sia proprio quello che faceva. Quello che faceva ha spiegato molto bene lui, quindi non ripeto, lotta contro la corruzione, modernizzazione, eccetera, eccetera. Ma comunque partito veramente da molto basso, quindi avevo popolarità molto bassa. E circa un anno fa è iniziato a salire molto alto e quindi, come ho già spiegato un po' in questi giorni in altri TV, eccetera, il suo trend saliva più velocemente di Putin. Putin comunque, partendo da alto, anche lui saliva, ma lentamente anche un po' scendeva, quindi da matematico e economista potrei dire che sarebbe arrivato il punto quando loro avrebbero avuto stessi voti. Allora forse è prima che si arrivasse a questo punto è stata presa la decisione che è stata presa la settimana scorsa. Forse hai ragione, ma era molto difficile valutare. Infatti se arrivava prima di primavera 2012 era rischio per Putin, quindi potrebbe essere che hai ragione. Però è rallentato pure Medvedev. Quindi il mio opinione è che lui ha fatto bene calcoli. Chiaro che lui voleva farlo. Chiaro che lui voleva farlo, però ha fatto bene calcoli lui o con i suoi staff più stretti. I russi hanno detto che nessuno non sapeva, quindi ha pensato lui. E ha capito che mettersi in diretto confronto con Putin, se si mette, se perde, poi finirà veramente di essere ambasciatore in qualche paese lontano, e neanche Italia, perché Italia è molto quotata come il paese. Finirà in Africa magari, quindi Andrea è anche esperto di questo. E quindi meglio di tentare il posto, secondo posto, come il primo ministro, che rischiare per il presidente che potrebbe essere non entrare. Però dicendo questo, partito e ha fatto comunque presidente debole, ma come il primo ministro potrebbe fare un primo ministro forte, perché comunque in Russia, paese presidenziale, il presidente è tutto, anche se è stato distorsione di 3 anni e mezzo ultimamente. Successo un po' il contrario. Sì, è successo un po' al contrario, comunque per la legge, per Costituzione, eccetera, il presidente è tutto, ma si vedeva comunque che il centro di potere rimaneva da Putin. Posso andare avanti? No, invece rispetto al rapporto che c'è tra i due, questa o guerra di potere sotto traccia o se no copione già scritto, ma succedono delle cose che un po' scompaginano quello che noi ci immaginiamo. Una di queste è stato il siluramento del ministro delle finanze Kudrin, che è maturato dopo l'annuncio del ritorno alla presidenza di Putin. Essenzialmente il ministro delle finanze Kudrin, che è uno degli uomini più apprezzati del governo russo, uno dei pochi veri liberali, la persona a cui si deve la creazione di un fondo di stabilizzazione con i soldi del petrolio, che ha fatto in modo che la Russia reggesse l'impatto della crisi e non andasse in default. Insomma, una persona che ha molto credito anche presso i governi internazionali e le istituzioni finanziarie, ha detto che non avrebbe voluto lavorare con un Medvedev primo ministro. A questo punto c'è stato un po' di attrito e Medvedev gli ha messo una sorta di out, dicendogli: allora, se tu non sei d'accordo con la linea del presidente, perché Medvedev oggi è presidente, io ritengo opportuno che tu ti debba dimettere. Le cose più o meno sono andate così, lui si è dimesso. Allora, che cosa dimostra questa storia? Che esiste un contrasto tra i due, che sono, intendo dire, Medvedev e Putin, che invece questa è stata una decisione concertata? E poi che senso ha, se si è veramente decisi a modernizzare il paese, a dotarsi di persone competenti sull'economia, a fare in modo che probabilmente la più competente di tutte queste debba lasciare il proprio posto? Posso fare io, perché da economista e poi conosciuto anche Kudrin, anche un po' Medvedev, quindi questo conflitto tra di due un po' posso vedere personalmente. Tu hai descritto bene, quindi non ripeto di scrivere. Unica cosa è che quando ho visto in diretta dalle TV, non sono stato lì, ma quando Medvedev ha detto dopo quello che hai fatto, perché lui ha chiaramente dichiarato che non voglio essere nel governo di
Medvedev. Poi l'ha dichiarato mentre era negli Stati Uniti. Mentre era negli Stati Uniti, quindi fuori. Infatti Medvedev ha detto: tu potevi dirmi quello che vuoi, però tra di noi, a quattro occhi, però pubblicamente in America no. E l'unica cosa che puoi fare è dimettersi. E lui, Kudrin, ha detto: no, ma io devo chiedere a Putin di questa cosa. E Medvedev praticamente ha detto: non mi frega con chi vuoi discutere, tu devi dimettersi. Ha mostrato veramente la forza incredibile in questo caso. Proprio ha detto in diretta: no, non mi interessa la cosa. Quindi un po' dimostrato che vuole essere primo ministro e vuole essere primo ministro forte. Invece di Kudrin, sono d'accordo che è stato un ministro più lungo, più longevo dei governi, da 2000, quindi 11 anni è stato il ministro, diciamo, di peso di Tremonti. Quindi potete immaginare come... ecco, posso dire, mi aveva detto non parlare di Italia come... Vabbè, basta, solo questo. No, vabbè, no, diciamo sì, Berlusconi... Non discute, sì. Berlusconi... licenza Tremonti, più o meno questo livello. Kudrin, il problema è che Occidente lo considera come il miglior ministro, anche per me è salvato la Russia del 2008, ma quando per esempio mi hanno intervistato per Panorama, poi hanno tradotto in russo, e lì sono stati commenti anche su Kudrin: ma perché voi lo date così Kudrin? Perché lui che metteva i soldi russi ai fondi americani e europei, quindi invece di mettere soldi all'economia russa dentro e far lavorare dentro, ci ha messo fuori. Però c'erano altri commenti: no, è stato più grande perché se i soldi rimanessero in Russia li avrebbero rubati tutti. E sarebbero spariti sicuramente. Quindi non so, è una persona veramente valida, di certe competenze, però è molto contrastata. Ci sono proprio tanti che lo adorano, tanti che lo odiano. E i rapporti con Medvedev già so che da tempo non erano buoni. Che ne sì. pensi tu? Come leggi questa vicenda, cioè le dimissioni obbligate di Kudrin? I think that just one remark. We need to keep in mind that maybe since May, dobbiamo tenere a mente che da aprile o maggio di quest'anno Putin ha iniziato a posizionarsi un po' più a sinistra, un po' più orientato a livello sociale, ed è stato importante perché in effetti devo dire che noi non siamo danneggiati, non siamo stati danneggiati nel 2008 dalla crisi economica, ma in realtà non è vero per molte imprese, e questo è diventato un problema molto grande. Molte persone hanno perso il posto di lavoro. E questo è stato un punto, diciamo, un problema per il governo. Per Putin l'idea era di cambiare la sua immagine e spostarla verso sinistra. Ha organizzato un fronte popolare con delle idee sociali e ha investito di più in programmi sociali. Putin è però incorpora e rappresenta un approccio completamente differente. È considerato in Russia come uno dei veri ultimi liberali, molto vicino alle idee di Thomas Friedman. Ma non dovevano spendere denaro in programmi sociali e neanche in complessi industriali e militari. In realtà la cosa migliore è non spendere affatto denaro, era un po' questo l'approccio. Ma Putin era così ossessionato di spostare verso sinistra, allora, l'idea di liquidare Kudrin chiaramente voleva il supporto della popolazione, vuole i voti dei pensionati, vuole i voti delle persone ad esempio che lavorano nelle scuole, nell'istruzione, nel settore sanitario. Per questo hanno pensato di liquidare Kudrin, sembrava una buona idea. Forse non è stato un passo così stupido come può sembrare dall'esterno. Ha visto sia Putin che Medvedev d'accordo, insomma, disfarsi di un ministro del genere. Posso dire solo una cosa su questo? Perché è Putin, diciamo, è lui che doveva firmare il licenziamento di Kudrin, però è stato molto, diciamo, molto silenzioso e non è neanche chiaro la reazione di Putin.
Infatti uno dei commenti su quell'articolo che la cosa è apparso che ha detto vedete cosa ha fatto Putin, è stato zitto, quindi non è vero che Medvedev sarà il primo ministro, lo si lura un po' prima e forse Kudrin rialza. Al momento lui non è più ministro delle finanze, però il capo di, non so come tradurre in italiano, associazione bancaria, quindi è rimasto un ruolo molto forte e qualcuno ha detto che potrebbe essere di capo di banca russa. Ora, effettivamente questi discorsi sono abbastanza, entrano abbastanza nel dettaglio di cose che è difficile capire in un certo senso, che sono tutte lotte di potere che si consumano, no, in maniera poco trasparente, non si sa bene chi abbia detto cosa, chi abbia fatto cosa, il pubblico non è coinvolto, gli elettori non sono coinvolti. La politica in Russia funziona più o meno così, insomma, cioè, non c'è questa distinzione classica per cui c'è il partito di governo, l'opposizione che fa l'opposizione. Cerchiamo un po' invece di parlare appunto di opposizione. Esiste un'opposizione in Russia? Esiste un'opposizione vera o esiste solamente qualche partito che è più o meno manovrato o gestito dal Cremlino per dare una facciata di democrazia all'intero sistema? Oggi in Russia al Parlamento della Duma ci sono, se non mi sbaglio, quattro partiti, cioè Russia Unita, che è il partito di Putin e di Medvedev, poi ci sono i comunisti di Zyuganov, che è leader da non so, forse 20 anni, forse anche di più, poi c'è il partito dei cosiddetti liberali di Zhirinovskij e se non mi sbaglio c'è ancora qualche deputato di uno di questi partitini, insomma, di formazione quasi cremliniana, che se non mi sbaglio è Russia Giusta, credo, che però probabilmente non riuscirà a entrare al Parlamento nelle prossime elezioni perché c'è una soglia di sbarramento altissima al 7%. No, ma hanno fatto abbassare a 5, hanno detto comunque diamo uno o due posti anche a quelli che sono sotto. Ma come sarà il prossimo Parlamento? C'è il rischio che siano solamente tre partiti, che c'è un altro partito di cui si è parlato molto che è Giusta Causa, se ne è parlato molto perché la leadership di questo partito l'ha presa un famoso oligarca che però è stato fatto fuori nelle scorse settimane per contrasti con l'uomo forte che si chiama Vladislav Surkov, che gestisce un pochino la politica del Cremlino da dietro le quinte. Cioè, quali sono le prospettive da questo punto di vista? Esiste un'opposizione? Esiste un'opposizione vera? O è tutto manovrato dal Cremlino? Come sarà il voto? Cioè, quanto conterà davvero il voto? Ci saranno brogli? Cosa tiriamo? Ecco. So maybe I have to say that we have all parties which were established in the 1990s. Abbiamo partiti che sono stati creati negli anni 90, alla fine degli anni 90. Ma in realtà questi partiti sono rappresentati come un'opposizione indipendente, ma in realtà si tratta di un compromesso in un certo senso. E alle elezioni del 2002 questi partiti in un certo senso hanno supportato Putin. Putin ha chiesto al Parlamento di non effettuare indagini e approfondire la situazione su quanto stava accadendo. Il problema è sorto nel 2000, alla fine del 2000, con le riforme economiche e per il prezzo del petrolio si è creata una nuova grande classe media della società che voleva i propri interessi rappresentati in un certo senso in Parlamento. Quindi per essere chiari, questo obiettivo era difficile da raggiungere, non è facile rappresentare un'opposizione in questo modo, in un Parlamento, in un contesto di questo genere. Sono state tentate diverse soluzioni, ma non si è raggiunto l'obiettivo che si voleva perseguire. Putin si avvale di una serie di consulenti economici particolarmente abili che rappresentano appunto quelle che sono le esigenze di questa grossa classe media che si è sviluppata, quindi dal punto di vista economico. E per avere un successo in Russia oggi non bisogna pretendere di avere una libertà pubblica, bisogna
adattarsi a questo vincolo molto stretto, si può arricchirsi, si può andare all'estero, si può fare carriera in un certo senso, ma non si può pretendere di avere una libertà pubblica. E per molti rappresentanti di questa classe media questa è diventata la situazione in cui si sono dovuti adattare, non potevano basarsi su un'opposizione e dovevano accettare questa situazione. Un ultimo esempio di come si è stato cercato di organizzare una sorta di mobilitazione su ideali a livello locale, su piccole iniziative a livello locale, per cercare di ottenere qualcosa. In realtà bisogna presentare dei programmi molto concreti, la gente non si interessa e non si attiva su ideali troppo astratti, bisogna sviluppare programmi a livello locale e concreti. Ed è l'unico modo per arrivare a ottenere qualche cosa, e questo è quello che la gente percepisce e che vuole in un certo senso ottenere. Certo, questa è una descrizione molto banale, proprio terra a terra, ma è così che realmente stiamo vivendo in un certo senso la situazione in Russia. La deriva populista anche è evidente, insomma. Poi Navalny, non so se lui ha citato questo politico in ascesa, si chiama Alexei Navalny. L'Internazionale ha pubblicato un suo ritratto la settimana scorsa, se per caso l'avete letto. Lui è un giovane personaggio, un giovane ragazzo che ha un blog in cui denuncia le malefatte della pubblica amministrazione, casi di corruzione, e però anche il suo profilo, la sua linea politica, anche una parte, insomma, un pochino più oscura, che è questo nazionalismo che a tratti diventa aggressivo. Non c'è il rischio che flirtare con questi movimenti in un paese che ha una composizione etnica molto complessa e che ha anche una storia da questo punto di vista nel secolo scorso molto difficile, non rischia di essere un autogol, ma fatto da chiunque, se dall'opposizione o anche dal governo, perché anche il governo all'occorrenza flirta con questi movimenti più o meno xenofobi o estremisti. Il problema, per essere franchi, da 15 anni, ecco, se abbiamo sentito parlare nei vari ambiti liberali di quello che succedeva in Europa, e l'unica risposta apparente è che, ad esempio, dal momento che alcuni liberali in Polonia, ad esempio, potrebbero utilizzare il nazionalismo, perché chiaramente si può dare la colpa agli altri dei propri problemi, è più facile dare la colpa a qualcun altro, ai russi, all'impero russo, piuttosto che dare la colpa a se stessi. E per quanto possiamo capire, ecco, i tedeschi hanno avuto successo nel fare autocritica e poi rimboccarsi le maniche e alla fine risolvere i propri problemi. Per i russi, noi abbiamo fallito, e questo per molti russi, ma è impossibile dare a se stessi la colpa, e quindi sostengono il fatto che hanno sostenuto Putin. Per molti politici, ad esempio politici liberali, ecco, hanno iniziato chiaramente a svolgere questo ruolo a livello di nazionalismo. Abbiamo vari esempi, alcuni più cauti, altri meno, ma vi è questo sentimento generale: bisogna affrontare questo problema. Solo questo può aiutarci diciamo, a sostenere le classi medie. È molto pericoloso. Non sappiamo dove fermarci. Ci sono molti gruppi nazionalisti e attaccano non soltanto persone dell'Asia centrale che vivono a Mosca, lavorano a Mosca, ma attaccano anche persone che rappresentano le forze di polizia, i servizi segreti. Allora, l'opposizione, il nuovo movimento di opposizione, lei ha ragione, potrebbe trovare un modo di collaborare con l'amministrazione, perché hanno paura di queste nuove idee crescenti.
potenti questi nuovi movimenti nazionalisti. Tutti hanno compreso che è un meccanismo molto potente, sono idee potenti, ma come poi svolgere un ruolo per fermare le cose dove vanno fermate? Lei ha assolutamente ragione, è molto pericoloso. Visto da fuori, tu sei russo, però vieni in Italia. L'opposizione, prima si parlava di opposizione non di sistema, il che non vuol dire che questi sono partiti radicali o che propongono le soluzioni radicali per la società russa, vuol dire semplicemente che non possono partecipare alle elezioni, perché in Russia esistono richieste burocratiche, adempimenti burocratici molto complessi, ossia la registrazione in un determinato numero di soggetti federali, un numero altissimo di iscritti e di firme raccolte, che poi a seconda della discrezione di chi deve decidere se vanno bene o no, possono essere... Diciamo... Ma diciamo così, quando ho iniziato, diciamo, vediamo cosa quelle burocratiche, eccetera. Infatti i burocratici anche dicono spesso a posizione che questa firma non è falsa, sì, eccetera. Ecco, è un modo ma, no, ma il primo comunque il numero alto della cosa. Quindi sì. Quando parliamo di Kasparov o di Nemtsov, che sono è vera opposizione, però raccolgono centinaia di persone quando fanno meeting, se iscrivono troveranno massimo 1000 e 1000 inesistenti lì, che sono adesso in Russia... 45.000 forse? No, di più, di meno, non so se 50.000 o 200.000. Ci vogliono tutti questi membri per registrare un partito, iscriversi alle quindi elezioni. Assolutamente non è avvicinabile, parliamo di 1000 e lì sarà 50. Adesso non mi ricordo. Tra l'altro un tempo, se non mi sbaglio, qualche anno fa a Mosca esistevano dei collegi uninominali, quindi era possibile per partiti molto radicati in un determinato territorio, magari nel centro di Mosca, dove esiste un'elite liberale o più democratica, fare eleggere magari uno o due deputati. Adesso invece, se non mi sbaglio, è tutto fatto su base proporzionale, quindi chiaramente con un numero bassissimo di voti, anche questi partiti che magari sono piuttosto radicati in alcune zone delle città più importanti, San Pietroburgo, Mosca, insomma, altre grandi città, non hanno la possibilità di fare eleggere nessun deputato. Detto questo, quale può essere la strategia di questi gruppi che chiamiamo non di sistema? Boicottaggio, invitare a votare scheda bianca, invitare a votare qualsiasi partito che non sia Russia Unita, visto da cittadino russo che vive in Italia. Perché in realtà, diciamo, capisco quello che dice, ma non capisco, nel senso, se una persona ha 1000, bisogna 50, non so, cioè nel senso, anche se lo facessero far passare, però poi non avrebbe passato, doveva fare... non so, un frazione, un decimo di cose, perché adesso da 7% hanno abbassato a 5. Allora non prenderanno neanche 1%. No, appunto, dico, che cosa possono, cioè, questi gruppi, mettiamo che decidono di studiare una strategia comune, ma strategia, no? E che comune... cosa devono dire ai propri elettori? Votate scheda bianca, siccome si è discusso di bello, questo, bello, credo. Bello. Adesso boicottate... entriamo in dibattito, rompiamo, nel senso... Allora, non so, devono leggere come fanno rivoluzione in Libia e in altri paesi, non so, cioè, perché se quando sei uno contro cento cosa puoi fare? Nel senso, battersi contro un muro. Cioè, da bianca, vabbè, però saranno... Però tu dici che sono così pochi. Io non ho se probabilmente si considera l'insieme del corpo elettorale russo, sì. Però io sono convinto che nelle città più sviluppate esista una massa di persone, una massa critica di persone che hanno un'idea della politica diversa, che vorrebbero poter partecipare alla vita politica, vorrebbero poter eleggere i deputati alla Duma, che non abbiano semplicemente il ruolo di dover controfirmare le leggi passate dall'alto. Io ho l'impressione da fuori che probabilmente le cose stiano così. Tu che ne pensi, Andrei? Dopo, insomma. Prima Evgeny. Ma... mi fa piacere che Andrea sa veramente bene di politica la cosa, quindi quello che scrivono quindi è giusto. E questo fa piacere. Sicuramente quello che parli tu, parli di internauti, eccetera. Per questo c'è il fenomeno di Navalny, che è un blogger che scrive la cosa. Se, a parte che raccoglie anche, non stadio, ma comunque cinema come questo, pieno. Quindi questo già un po', però partito tutto da internet. E quelli possono fare qualcosina, ma... anche, cioè io non credo, almeno in prossimo futuro, di nessun chance, perché parliamo di quella posizione vera, ci sono veramente marginali, centinaia, mille. Poi il problema è che non voglio ripetere quello che hai detto, perché c'è altra opposizione o pseudo opposizione, hai raccontato tu, non è tanto opposizione, se vogliamo.
la posizione di sistema. Posizione di sistema, no, comunisti almeno questa volta sono posizionati veramente contro Putin o Medvedev o qualsiasi persona, e sono abbastanza forti, anche quella la Russia giusta che è nata sembra che voleva essere attirare un po' voti da comunisti per non farli vedere che sono troppo forti. Poi di Prokhorov parleremo un po' avanti, o quindi cioè, la vera opposizione, se anche esiste, però non so come farle crescere. Mi sa che sai meglio tu. Dico. No, forse lo sa meglio Andrei, credo. Non so se Andrei potrebbe. Per quanto ho capito, ho capito, c'è una vera opposizione e non una opposizione di sistema, quindi che potrebbe prendere parte alle elezioni. Quindi è necessario che presenti una vera e propria strategia e dimostrare al governo come si oppone. Quindi ci sono due strategie, quella proposta da Navalny e quella da un altro gruppo, e l'idea è quella secondo cui bisogna cercare di organizzare le elezioni nel migliore dei modi. C'è in un certo senso speranza. Ci troviamo di fronte a un fenomeno particolare. Da molti leader delle opposizioni sperano che ci possa essere un cambiamento del regime, nonostante non abbiamo un vero e proprio partito all'opposizione. Ci sono le nuove tecnologie che permettono mobilitazioni di massa e si spera che questo possa portare a una caduta del regime. E nel Cremlino la gente l'ha capito. Realmente come stanno le cose, e non so se effettivamente l'immagine che sto dipingendo corrisponde realmente alla realtà anche in altri paesi, pensiamo a quello che è successo in Egitto, in Tunisia, ma l'idea che ci dà è che i media ci parlino di Putin e di Medvedev e ci spieghino come non ci sia effettivamente un'opposizione forte, un'opposizione che possa opporsi a questo governo, a questo regime, alle decisioni del regime. Ecco perché vediamo come Medvedev, che viene dipinto come più liberale rispetto a Putin per l'utilizzo che ha fatto delle risorse di Stato e del Paese, se consideriamo il programma per la modernizzazione che era stato sviluppato, e le principali idee per la modernizzazione del Paese russo che sono state proposte era una necessità di sviluppare nuove tecnologie, di sviluppare un nuovo sistema. Quindi c'erano delle proposte concrete che richiedevano degli investimenti importanti, investimenti appunto nelle tecnologie per arrivare ad ottenere un obiettivo. Penso però che ci sia d'altra parte anche una paura di quello che Facebook e le tecnologie, appunto i media, possono portare, possono causare. Del livello di organizzazione complessiva che ha la società civile in Russia. Io mi ricordo qualche anno fa parlai con Limonov, che insomma non è proprio un esempio di specchiato moderato, però parlandoci è una persona molto più ragionevole di quanto si possa immaginare leggendo i comunicati del suo partito nazional bolscevico. Lui mi disse che in realtà secondo lui nelle grandi città russe la società civile era organizzata a un livello tale che noi non potevamo immaginare. Negli ultimi anni si sono viste delle manifestazioni forse di tutto questo, cioè, ossia le manifestazioni per evitare che una grande superstrada passasse nella foresta di Khimki alla periferia di Mosca, e le manifestazioni, credo, mi sembra, organizzate insieme a Greenpeace per contro la riapertura di una fabbrica di carta sul lago di Irkutsk, il lago Baikal, e poi le manifestazioni a Kaliningrad, le manifestazioni anche degli automobilisti contro i soprusi che vengono commessi quotidianamente nelle strade di Mosca e le altre grandi città. Quanto conta davvero un movimento simile, che è anche magari molto poco strutturato, molto frammentario, ha un minimo potere di incidere sulle decisioni politiche del centro, del Cremlino o dei governi regionali?
Devo dire innanzitutto che l'attivismo sociale è stato compromesso negli anni 90, principalmente come conseguenza della caduta dell'Unione Sovietica. L'idea di unione, di movimenti uniti e di sindacati appunto in quel periodo è decaduta. L'unione di giornalisti, sindacato di giornalisti in Russia per esempio ha avuto periodi particolarmente difficili in quel periodo, quindi possiamo vedere come compromessa questa realtà. L'altro aspetto è che in Russia è molto difficile per la gente organizzarsi proprio da un livello base, organizzarsi dal nulla. Perché nessuno si prende la responsabilità di scendere in strada e manifestare anche per qualcosa in cui crede. Quindi penso che questi movimenti di cui stiamo parlando siano in un certo senso un inizio e penso che possano rappresentare una vera e propria speranza. Abbiamo visto che in questi movimenti non c'erano giornalisti, non c'erano politici, non c'era gente che aveva ambizioni politiche, ma individui parte della classe media di cui parlavamo prima, parte classe politica media che in un certo senso non era interessata all'attività politica fino a un certo momento e si è focalizzata su qualcosa di più astratto, rispetto alla classica idea devo guadagnare soldi per la mia famiglia. Quindi questo però è qualcosa che in futuro potrebbe rappresentare una speranza, ma penso che sia un processo molto lento che potrebbe richiedere decenni probabilmente. No, ma secondo me questa traduzione è ottima, lui ha fatto un'analisi molto buona. Anche quei casi che hai citato tu, poi ripetuto lui, ancora comunque sono casi isolati, anche perché tu hai usato quelli tre e mi sembra sono quelli tre e basta, ci sono magari un paio che sono un po' più piccoli, ma sono talmente isolati anche, per esempio, se ancora paragonando con Italia, dove ci sono, a parte di tipo TAV, contro TAV, eccetera, in ogni città ci sono le proteste. Lì in tutta la grande Russia, che 9 fasi orari, abbiamo calcolato 3, capisci? Quindi da lì che speranza che poi si rivolta alle rivoluzioni di colore, scegli tu. Non vogliamo fare nessuna rivoluzione di colore. Non giallo sicuramente. E quindi, capite, cioè, quello che ha detto lui comunque è molto lento la cosa. E comunque sono tutti partiti da internet, infatti vedi che questa cosa... Quindi internet è forza, infatti Medvedev era la persona più... Cioè aveva il suo... chat, avevo il suo videoblog, ce l'avevo iPhone e avevo anche Twitter, quindi twittava, sono lì, sono al governo ancora, cioè nel senso solo in Cremlino fino a marzo. Però, ok, movimenti sociali a parte che abbiamo visto, insomma, sono ancora embrionali e non in grado di influenzare in nessun modo la politica. Mi sembra che comunque questo sistema... che si è consolidato nel paese negli ultimi 10 anni, ossia la verticale del potere, la democrazia sovrana, sia in grado di gestire in maniera efficiente un paese così grande. L'anno scorso a Mosca c'è stata una situazione climatica, ok, va bene, al di fuori della norma, gli incendi, però è stata affrontata con una incapacità e superficialità che da un governo solido uno non ci si aspetterebbe. Infatti poi è stato licenziato il sindaco di Mosca, vabbè, forse anche per altri motivi che insomma, non riguardano solamente la gestione dell'emergenza degli incendi. Funziona questo sistema, la verticale del potere è un sistema politico e amministrativo che può gestire bene un paese di 9 o 11 fusi orari? No, adesso 9. No. In realtà non credo che sia così positivo come sembra. Quando bisogna controllare un paese così grande, l'unico canale, bisogna avere informazioni che provengono da tutto il paese per avere una situazione sotto controllo. E questo governo invece, al contrario, ha eliminato molti dei canali di informazione che esistevano, tra cui media tradizionali che esistevano.
quindi non è facile capire quello che avviene nelle zone più distanti, proprio perché non ci sono mezzi di informazione. Allo stesso tempo, i servizi di sicurezza, che erano una parte tradizionale, diciamo, della Russia, hanno avuto un ruolo di fonte di informazione per il governo stesso su quanto accadeva. È stato dato molto potere da Vladimir Putin a questi servizi di sicurezza, ma hanno usato questo potere per controllare i territori. Non penso fossero realmente interessati a rendere il loro operato più efficace, perché non questi servizi segreti non sono mai stati puniti per eventuali errori che hanno fatto, e nessuno si è mai preoccupato di capire cosa realmente accadeva in tutte le zone della Russia. Ci sono state molte crisi nella nostra regione, pensiamo a quello che è successo nel Caucaso quando Putin è diventato presidente. Ora l'intera regione è in fiamme, nessuno capiva cosa stesse succedendo, non c'erano informazioni in merito. E anche quelle che sono le repubbliche nate dopo la fine dell'Unione Sovietica sono, diciamo, uscite da quello che era il controllo per quanto riguarda le informazioni che arrivavano al governo centrale. In queste zone ci sono attacchi terroristici, come tutti sappiamo, che però appunto sembrano essere usciti dal controllo. Si è perso controllo sulla situazione e non tutti sanno esattamente quello che sta accadendo, quello che accade in queste zone più lontane. Effettivamente sembra che il governo non sappia che pesci prendere con questa situazione, cioè con il problema del Caucaso. Ci sono queste grandi manifestazioni di forza, pugno duro, però alla fine l'unica zona che è stata pacificata con un costo di violenza e di vite umane terribile è la Cecenia. La ricetta cecena, ossia dare tutto il potere a un clan locale, lasciando che possa gestire la sicurezza in maniera brutale come sta facendo Kadyrov, e far piovere fondi da Mosca e sussidi in enorme quantità, può funzionare o è solamente un palliativo per evitare che la situazione peggiori, ma che non risolve di fatto i problemi della regione, che sono l'enorme disoccupazione e l'avanzata comunque dei movimenti radicali islamici? Io credo che anche a Mosca, l'ultima volta che ci sono stato, ho parlato con delle persone, c'erano diverse voci critiche sul modo in cui, anche interne al governo, sul modo in cui negli ultimi anni è stato gestito il problema del Caucaso russo. Sì, ci sono speranze sul governo di Kadyrov e del modo in cui il governo ha trattato questa tematica. Kadyrov sembra aver garantito in un certo senso la pace nella zona, ma il problema è che riguardo la situazione cecena ci troviamo di fronte a un contesto simile a quanto accaduto in Afghanistan e in Pakistan alcuni anni fa. Ricorderete probabilmente gli attacchi terroristici, attacchi in Afghanistan, non in Pakistan. E si trattava degli stessi terroristi in realtà che agivano in quest'area, perché si diceva che il Pakistan fosse considerato in modo diverso. E questa situazione è accaduta anche in Cecenia. I servizi segreti russi non hanno la possibilità di effettuare operazioni in Cecenia. Avevamo i mezzi, avevamo le strutture, gli strumenti, centri di detenzione controllati, forze operative, dipartimenti che erano collocati tutti in Cecenia, ma sono stati tutti espulsi ed eliminati questi mezzi, questi strumenti da Kadyrov. Ha sfruttato le organizzazioni per i diritti umani per espellere queste forze dalla Cecenia, è riuscito ad ottenere il suo obiettivo e ora non c'è modo di sapere quello che accade effettivamente in Cecenia. Abbiamo visto che lo scorso anno sono avvenuti altri attacchi terroristici in Cecenia, quindi penso che non sia chiaro quello che ora succederà. Per 10 anni sono state pagate somme enormi a Kadyrov direttamente, ha eliminato, nessuno controllava il budget che gli veniva elargito,
e ora la situazione è questa. La soluzione? Mandare, l'anno scorso, se non mi sbaglio, è stato creato un distretto federale appositamente per il Caucaso del Nord. E se non mi sbaglio è stato messo alla guida non un militare ma una persona che veniva dal mondo più o meno degli affari, non vorrei sbagliarmi, se è così. Qual è la soluzione? Cioè, grossi investimenti, creare posti di lavoro, un rapporto più stretto, cioè magari mandare dei governanti da Mosca, fare in modo che ci sia invece un maggior controllo democratico, non lo so, perché è difficile, insomma, ormai sono... Quindi dall'inizio della prima guerra sono 17 anni e la situazione non è migliorata. Penso che il governo russo abbia insistito su come una soluzione economica non potrebbe migliorare la situazione. Ci servono riforme politiche, sicuramente una riforma economica non sarebbe sufficiente, non bisogna cambiare completamente ancora la struttura economica del paese. Come detto, è stato mandato un uomo d'affari a controllare la situazione, ma vediamo ora come questa soluzione non sia stata ottimale, non abbia funzionato, innanzitutto perché la gente cerca di rivolgersi sempre verso la forza, diventare sempre più militarizzata. Non è chiaro quanto accade in una situazione come questa. Ci sono gruppi abbastanza potenti di cittadini armati dal Cremlino, ma diciamo per la media dei cittadini non c'è la possibilità di fare una carriera in questa regione e di avere un futuro, perché tutto è compromesso, l'istruzione è compromessa, non si può cercare un lavoro in modo normale, non si può spostarsi a Mosca, non si può spostarsi in altre regioni, perché tutti temono la situazione, il contesto in cui sono inseriti, quindi non c'è speranza, non c'è futuro, ci sono molti giovani che cercano la loro soluzione nella religione e si arriva quindi a forme di estremismo, perché probabilmente è l'unico modo che questi giovani hanno per trovare qualcuno che li ascolti. E probabilmente al momento non c'è una soluzione a questo tipo di battaglia, perché nella vita civile di tutti i giorni non viene data una speranza a queste persone. Quindi penso che bisogna ritornare indietro, ricominciare dall'inizio della società civile, sia necessario ritornare all'inizio, insistere sulle organizzazioni umanitarie, insistere sull'istruzione, sul miglioramento dell'istruzione, di come questo debba essere gestito in modo migliore. Cercare di investire su una società più moderna, dimenticare quelle che sono state le soluzioni poco felici che sono state proposte in passato. Quello che ha detto lui, poi volevo chiederti una cosa. Considerato tutto questo, cioè i problemi di sicurezza che ruotano intorno al Caucaso del Nord, non pensi che forse le Olimpiadi del 2014 a Sochi siano quasi un boomerang? Potrebbero rivelarsi un boomerang? Le Olimpiadi che si terranno, invernali, che si terranno in una cittadina russa che è al confine con le repubbliche indipendenti del Caucaso del Nord, dove ci sono attentati e violenze quasi quotidianamente. No, prima di finire a commentare lui, ovviamente anche la mia posizione, qualsiasi cosa escluso la guerra, meglio di guerra, quindi ogni soluzione ovviamente... le cose sociali, sviluppo economico, quello che vuoi sicuramente è unica soluzione e non la prossima guerra, che infatti ho detto anche non dovrebbe essere, anche se ritorno, almeno spero. E quindi anche se quel paese, Cecenia, sta diventando come Sicilia per Italia, se vogliamo, dopo non commento, tipo... Le percentuali uguali, 5-6 volte di più per budget, nel senso prima quando era la guerra tipo bombardavano una casa, poi mettevano un miliardo per ricostruzione eccetera eccetera, quindi è stato veramente anche una repubblica dove sono spariti miliardi e miliardi e quindi a qualcuno conveniva. Spero che è finita, nel senso, però sai tu, quando fuoco acceso con vendette, con le cose, con ricordo che parente di parente è morto, eccetera, veramente fermare è una cosa molto difficile.
Le Olimpiadi? No, le Olimpiadi... Sarà tutto bene, sarà una... No, andranno ben organizzate, guarda, ci saranno problemi? No, andranno tutto bene sicuramente, che stranamente sono anche in tempi di costruzione, perché anche la russa un po' alla italiana, tipo, vabbè, andiamo, facciamo, abbiamo tempo, poi ecco, un anno rimasto, facciamo giorno notte, 24 su 24 e riusciamo in qualche modo. Però stanno andando abbastanza bene, hanno ricostruito tutta Sochi perché era città storica ma senza canalizzazione, senza le docce, bagni in casa, hanno rifatto tutto, quindi, e vogliono creare un cluster pazzesco, nel senso in una città tu puoi fare bagno, puoi salire in 15 minuti su Skylift e fare sci, quindi c'è cioè, un po' futuristica la cosa, un po' a Dubai dove ci sono queste cose. Però penso che anche su sicurezza, bel previsione, ma andranno bene. Più difficile fare previsione come andrà squadra russa, che vogliono fare il primo posto, ovviamente, visto che... Non so su questo quanto potere potrà avere il presidente. E questo è il problema, infatti qua previsione... Vabbè, gli italiani non saranno primi, scusa Andrea, quello sì. No, figurati, non mi scandalizzo. E, allora... Ci sono ancora diversi argomenti che vorrei toccare, non so se faremo in tempo a occuparci di tutti. E Andrei, come vi ho detto prima, ha scritto un bellissimo libro sui servizi segreti russi, le FSB, che è questo qua, che per adesso è uscito in inglese. Lui l'ha scritto in inglese, tra l'altro scoperto oggi, ed è uscito prima in Inghilterra e negli Stati Uniti, e adesso è stato recentemente tradotto in russo ed è uscito anche in Russia. E c'è un po' la storia della trasformazione del KGB in FSB, che io ho un po' scoperto leggendo questo libro, che è cominciata sotto Yeltsin, e la forma che oggi hanno i servizi è in gran parte dovuta alla riorganizzazione che ha voluto Yeltsin, il presidente democratico degli anni 90. E a questo punto io gli chiederei, visto che è un esperto sulla materia, di raccontarci in che modo i servizi sono riusciti a infiltrarsi in una maniera così capillare nel mondo della politica e nel mondo degli affari, e qual è davvero oggi il peso che hanno nel determinare le scelte economiche e strategiche del paese. Ad essere onesto, diciamo, sicuramente è stato Yeltsin a avviare questa riforma, ma c'è una spiegazione, non soltanto perché in effetti aveva cambiato la sua agenda, ma dobbiamo tenere a mente, Putin non è stato davvero colui che ha organizzato il colpo di Stato e poi ha preso il potere e quindi ha avviato le acquisizioni del governo. La realtà è stata completamente diversa. Il gruppo di oligarchi, che è così importante, è ancora così importante nella società russa, nella vita politica ed economica, ha deciso, attorno alla metà degli anni 90, alla fine degli anni 90, di governare la Russia e più all'italiana, non con i media ma con i servizi segreti, e sarebbe stato più semplice ma anche più efficace governare in questo modo la popolazione. In questo gruppo di persone è stato scelto Putin perché rappresentava i servizi di sicurezza. Per quanto riguarda la sua domanda, devo dire che i servizi segreti russi hanno avuto un potere enorme, ma non sono degli attori, non sono dei veri protagonisti. In pratica, se un agente viene inviato magari a lavorare in segreto, in incognito, in molti casi vediamo che queste persone molto rapidamente cambiano la loro fedeltà, cambiano lato, perché magari possono essere pagati più denaro e iniziano a rappresentare magari gli interessi di certe aziende o multinazionali, non più gli interessi dell'FSB, e magari il motivo è puramente economico, soltanto perché ottengono più denaro e non sono stati in grado di sviluppare, elaborare una vera ideologia per il futuro della Russia o per se stessi. Se si chiede a queste persone che cosa ha pensato
pensate di quello che viene fatto in Russia? Ecco, loro si limitano all'idea: noi siamo dei funzionari pubblici e se chiediamo loro qual è il regime che loro servono, ma loro dicono: ma serviamo l'impero e il regime sovietico e poi il nuovo regime. Quindi l'idea di servire, appunto, di questo servizio che loro prestano, questa è la cosa più importante. Quindi non hanno mai elaborato una vera ideologia. Per questo sono così suscettibili alla corruzione. Se sono pagati di più, semplicemente cambieranno la loro posizione e quindi sono passati magari alla sicurezza privata per le aziende. E questo crea dei conflitti e questo è il motivo per cui vediamo molto spesso l'idea, ad esempio, di avere questo conflitto con gli oligarchi. In effetti gli oligarchi avevano assunto dei gruppi per combattersi, lotte reciproche, in altre parole, avevano seminato il seme della discordia all'interno di questi gruppi. È stata un'altra disputa a livello di imprese. Sui cittadini, sulle persone che si occupano di politica è assoluto. Yeah, adesso, I have to say that when we are talking about control, again, these people are mostly driven by intellectually they are not so strong as we think about them because they are trained in a very specific way. We have just to keep in mind when apart from, for example, training in Western intelligence agencies, Russian intelligence people they are mostly trained in so-called academies. So they got 5 years course and they live in barracks and as a result they adopt very strange way of thinking. They are very xenophobic. They know nothing about outside world. For many, it's a family business. They in this business for generations, and they just don't know how to play in free world. This is one of the result of this strange situation. Is that in fact in the 1990s, very few of them become oligarchs. We got only one guy, Lebedev, who is a former KGB officer. But to be frank, he was always second in command. He was not in the first, for example, we had in the 1990s, so-called seven bankers who really established the rules for Russian politics. He was not one of them. So these people, when you try to pressure them and to understand what, do they have any ideas, to any strategy for them to develop the strategy, it's a big intellectual problem. So that's why, to be frank, I don't feel that they might really control as a political process in Russia. They are mostly hired as a mercenary to do some dirty work, to keep the regime safe, and that's all. But the way how the regime should be developed and the way where the country should go is established by the people, not by people from the security services. Certo, c'è una storia che riguarda il controllo su i giornalisti, le persone che si occupano di politica, che io ho scoperto, è una storia di febbraio, ne avevo letto a febbraio, adesso sono tornato a occuparmene perché è uscito il libro di Luke Harding, che si chiama The Mafia State, un giornalista del Guardian, che è stato il primo giornalista occidentale di fatto a non vedersi rinnovato il visto per la Russia dopo aver intervistato Boris Berezovsky, che è un pochino la bestia nera di Putin a Londra, se non mi sbaglio, dopo aver seguito, non mi ricordo quale altro caso, diciamo, sensibile per il Cremlino. Tu ti sei occupato? Io ho letto delle cose terribili, cioè, gente dei servizi che gli entra dentro casa mentre lui non c'è, sposta le cose sul tavolo, lascia la finestra aperta, almeno questo è quello che ha raccontato lui, intimidazioni continue, il telefono controllato, persone che intervengono nelle sue conversazioni private, tutto questo fino a che un giorno lui, tornando a Mosca dopo un assignment a Londra di 2 mesi, viene bloccato alla frontiera e viene rispedito indietro. Poi in quei giorni, se non mi sbaglio, Lavrov, che era un ministro degli esteri russo, doveva visitare Londra, allora il Cremlino ci ha ripensato, però lui non è più tornato, se non mi sbaglio il Guardian ha cambiato corrispondente. Tu hai seguito questa vicenda, che cosa dimostra? È un caso singolo
Forse un eccesso di zelo da parte di alcuni. Non è un caso isolato, è una strategia, e questa strategia è stata sfruttata dal 2000. All'inizio, all'interno del Cremlino, tutti erano certi che avevano perso la guerra a causa dei giornalisti, perché erano i giornalisti che erano i colpevoli. Ad esempio i giornalisti occidentali che erano venuti in Cecenia per seguire il conflitto, o anche i giornalisti all'interno dell'Unione Sovietica. E quando è iniziata la seconda guerra cecena è stato chiesto di fare qualcosa riguardo ai giornalisti, e per noi giornalisti il clima è diventato molto difficile. Chiaramente dovevamo avere dei permessi speciali e non potevamo lavorare, ad esempio, a partire dal sito dove operavano alcuni ribelli e magari se vi erano anche estremisti, terroristi. È diventato molto duro per noi lavorare, e alcuni giornalisti, potete ricordare il caso di Babinski ad esempio, la stessa strategia è stata applicata con i giornalisti occidentali. E nel 2001 il capo dell'intelligence dell'FSB disse chiaramente che avevano un elenco di oltre 40 giornalisti che avevano avuto un comportamento inappropriato in Cecenia, e molti giornalisti dopodiché non hanno più potuto ottenere i loro visti. E questa è una pratica assolutamente scorretta. Non è così stupida come sembra, però, perché è stata efficace all'epoca dell'Unione Sovietica. L'etica lo è ancora. Se si è un giovane giornalista, ad esempio, è più che altro per i giornalisti giovani, diciamo che c'è un primo incarico in Russia e magari vedete una situazione in cui potete riferire alcune notizie, potete scrivere una storia critica, magari non è così significativa, però ha questo aspetto critico. Ma se questa fosse pubblicata creerebbe dei problemi per la vostra carriera. Magari può sembrare poco significativa, ma sareste espulsi e dovete trovare, magari bisognerà trovare un altro corrispondente per la Russia, magari è più costoso. E quindi i giornalisti hanno iniziato a pensare: dobbiamo essere molto cauti quando trattiamo notizie che riguardano la Russia. Ad esempio, ho indagato su una storia per quanto riguarda il partito politico di Kasparov. Vi è stata questa indagine. Sì. Che è stata condotta in Danimarca. È una storia. Mi è stato detto di non menzionare dei nomi perché avevano paura che non avrebbero più ottenuto il visto per andare in Russia. È molto pericolosa la situazione per i giornalisti. Magari bisogna passare molto tempo per condurre una ricerca su un certo argomento e poi non si può più scrivere su quell'argomento, ma diventa veramente una situazione impossibile. Questo può rovinare la nostra carriera. E c'è un caso di una persona che è molto famosa, magari non rovinerà la sua carriera, ma in altri casi ci sono giornalisti che possono pensare di andare in Russia. Ebbene, questo è un approccio molto efficace. Magari devono pensare due volte a cosa scrivere, perché potrebbero correre il rischio di essere espulsi. No, è interessante il punto di vista. Io ritorno solo qualche minuto prima, quando tu parlavi di quel giornalista inglese, no? Quindi a me quello che tu hai raccontato solo fa pensare che allora i servizi segreti russi non fanno più lavoro eccellente, quindi se quello vede che hanno spostato le cose veramente fanno abbastanza schifo. Prima facevano che nessuno non notasse, prima. Ma penso che quelli hanno, a quanto pare hanno lasciato la finestra aperta nella stanzetta del figlio, al decimo piano. Vabbè. Lui se n'è accorto perché si quindi era segno. No, è proprio un'intimidazione evidente. Allora sì. E secondo, poi ovviamente quelle incertezioni, eccetera, anche in Russia lo fanno, non ci sono i numeri, ma sono ben sicuro che sono meno, per paese così grande, anche per popolazione così, meno di Italia comunque. Quello sì. Terzo, un piccolo punto. Che quello che ha detto lui è assolutamente giusto, soprattutto di scrivere male sulla Russia è pericoloso, sì, ma chi ha insegnato questa cosa? I grandi icone italiane come Miuccia Prada e Giorgio Armani, loro hanno dichiarato chiaramente: chi che scrive male su di noi non avrà mai la nostra pubblicità.
e da quel momento, anni fa, tutti hanno iniziato a scrivere bene di Giorgio Armani e di Prada. Però non sono un governo, Giorgio Armani e Prada. Non importa, non è una cosa corretta, hanno preso, senti, no. Cioè Putin ha imparato tantissimo da Berlusconi, ma i servizi segreti russi anche da Prada e da Armani. Ok, allora ci sono tante altre cose. Un'ultima di sfuggita prima di prendere qualche domanda è questo fantomatico processo di modernizzazione che doveva essere un pochino la cifra della presidenza di Medvedev. Adesso si parla tantissimo del progetto di questa Silicon Valley russa che dovrebbe nascere alla periferia di Mosca con grandissimi investimenti, professori di tecnologia che arrivano dalle più importanti università del mondo. Credo ci sia già un accordo con il MIT di Boston. Può funzionare un progetto del genere calato dall'alto o è un altro di questi programmi che poi alla fine si riducono. Se posso dire qualcosa, dobbiamo tenere a mente quando Medvedev parla di modernizzazione, non parla di modernizzazione politica, parla di economia e di tecnologia. E la prova è, diciamo, qual è l'esempio di Medvedev? Prendiamo l'esempio di Singapore. Per lui è lo stato più efficiente ed efficace. Il regime è abbastanza efficace nel controllare la popolazione, quello che scrivono i giornalisti occidentali a riguardo, per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, una società molto avanzata. E questo è il modello di Medvedev. Lui vuole investire denaro per avere maggiore tecnologia, questo è importante per la Russia, ma non vuole cambiare nulla dal punto di vista politico. In questo caso non vedo alcuna differenza fra lui e Putin. Forse Putin non è così ossessionato con l'aspetto tecnologico, ma per quanto riguarda la modernizzazione penso che non vi sia alcuna differenza fra i due. Se avremo Putin come prossimo presidente, probabilmente l'approccio alla modernizzazione sarà sempre lo stesso. E forse se ci sarà un abbassamento dei prezzi del petrolio potrà essere rilanciata questo processo di modernizzazione, nel senso che adesso la Russia principalmente si appoggia ai fondi guadagnati con la vendita delle materie prime, se diciamo il prezzo diminuisce forse... No Andrea, diciamo se abbassamento dei prezzi di petrolio per la Russia prima sarà il problema, prima che un challenge, come perché uso una parola... E poi dopo non credo, nel senso, il problema è che la Russia ancora pre anni 90, anni 80 avevano grandi scienziati, eccetera, centri di ricerca, comunque sono tutti concentrati sul militare, questo è il problema, e sullo spazio, sul militare erano in certi casi, ma quasi su tutto, meglio dell'America. Poi in anni 90 è stato distrutto tutto e per me che ero scienziato una volta, proprio mettere a posto, cioè non puoi far creare un... ma non parlo di Leonardo da Vinci, ma anche, non so, un po' di meno, ma veramente, quindi anche dando soldi è un po' difficile, quindi questo è un processo molto lento e molto difficile, è stato distrutto in ultimi 20 anni, quindi vorrebbe, per me ci vorranno altri 20 anni per ricostruire. Ma invece questo progetto singolo del progetto direttore singolo, di Skolkovo, dopo in 10 anni comincia a produrre qualche frutto? Ma non so, perché io spererei di sì, perché mi piace il progetto, ci sono messi casino di soldi, ci sono le persone, anche invitano infatti di migliori professori da MIT, da altri istituti anche europei, infatti anche quelli che senza lavoro italiani hanno invitato qualcuno. Senti, non posso non fare battute perché vivo qua in Italia. Però se fai le battute sull'Italia, hanno sempre successo. Vabbè... E quindi io crederei, solo che, cioè mettere anche, vabbè ti do 1.000 euro, tu riesci a farmi teorema per domani? No. Io personalmente cioè, no. E se ti do 10.000? Non credo neanche. E questo è il problema, nel senso se ti do anche 1.000.000 è difficile che tu crei la cosa. Mi sforzo se mi dai 1.000.000. No, o cerchi qualcuno a chi compri. Ti do, infatti. Però questa cosa è difficile, per esempio in automotive... la Russia quando cercavano di comprare poi non è riuscito, hanno detto che sono 10-15 anni dietro
in nanotecnologie, che adesso è proprio una cosa principale per la Russia, comunque sono un po' dietro. E quindi ce la vogliono, però è difficile. Io non vedo. Tra qualche settimana arriva in Italia proprio il presidente di Skolka, grande oligarca a proposito, Wechselberg, che ha investito 1 miliardo in Italia in green economy. E lo voglio chiedere, perché sicuramente lo chiederò cosa pensi davvero con Skolka, se riesce o no. Io vorrei tanto, quindi devo dire che credo assolutamente, però avrei tanti dubbi. Tutto qua. C'è una cosa di cui non abbiamo parlato, e un cenno prima delle domande, e la giustizia. E il caso Khodorkovsky, la seconda condanna di Khodorkovsky e la morte in carcere dell'avvocato Magnitsky sono cose che hanno più o meno scandalizzato tutti i governi dei paesi occidentali, hanno fatto parlare di una giustizia troppo dipendente dal governo. Che cosa pensi? Qual è la tua idea su questo, Andrei? Che cosa dimostra? Ad essere onesto, Medvedev ha parlato moltissimo del fatto che abbiamo bisogno di creare uno Stato di diritto, dobbiamo combattere il nichilismo locale, ma sì, vi è una grande pressione in questo senso. Da Mosca sembra che però i governi europei non sono riusciti a trovare strumenti sofisticati per fare pressioni sul Cremlino dal punto di vista della giustizia. Ad esempio, la decisione recente della Corte europea di giustizia a Strasburgo di non includere aspetti politici è stata vista dalla Russia e dal Cremlino come un incoraggiamento. Molti paesi, inclusi gli Stati Uniti, non sanno cosa fare con la lista di Magnitsky, le persone che sono coinvolte nella tortura e nella persecuzione di Magnitsky, ma non vi sono ancora idee chiare di che cosa fare con questa lista. E viene visto di nuovo come un incoraggiamento da parte dell'Europa. In realtà vorrebbero la Russia come alleata, per questo diciamo, le forti pressioni non vengono applicate. Vi sono stati dei timori all'inizio del 2011, ma non credo che vi saranno grandi cambiamenti, semplicemente per questa decisione, per questa sentenza della Corte di Giustizia europea. Ha pubblicato nella seconda pagina una lettera, non so se l'avete letta, di Khodorkovsky, una lettera aperta al governo americano, in cui Khodorkovsky dalla prigione rimprovera il governo americano di collaborare con l'autocrazia russa. L'hai letto questa lettera? Se non l'hai letta, più o meno insomma, questo è il significato. Cosa ne pensi? Come giudichi l'intera vicenda Khodorkovsky? Tra l'altro qui in Italia se ne è parlato, cioè alcuni politici hanno preso posizioni su questa cosa. Vabbè, io faccio, perché poi finisce lui magari. No, per me Khodorkovsky, diciamo, un grande, ma quando lui parlava che KGB è entrato abbastanza poco nel business, lui doveva separare, nel senso KGB e comunque il sistema, comunisti, eccetera. Khodorkovsky, prima di tutto, era un grande funzionario di Komsomol, quindi di giovane comunista, quindi in realtà era molto alto già, e grazie a questo ha fatto i suoi affari, è diventato il primo uomo più ricco della Russia, non scordare. Poi c'era il momento quando veramente era il mercato libero, quindi si poteva essere anche qualcuno che non era né di Komsomol, né di comunisti, né di KGB, si riuscivano a fare, però maggior parte comunque se non erano di KGB, che ha detto giusto, comunque erano di sistema. Certo, sì, questo è successo in tutti i paesi dove c'è stata la quindi prima questo, secondo comunque... situazione in Russia in quel momento era talmente complessa anche nel senso delle tasse che praticamente tutti quelli di grandi oligarchi hanno invaso le tasse, quindi nessuno non dice, cioè, forse solo lui, che in realtà è stato un grande invasore, ha veramente un grande evasore di tasse, non so, alla Tanzi quasi, capite? Però è stato anche beccato solo lui, quindi quando dicono che è un caso economico e quindi è criminale che non ha pagato le tasse, un lato è vero. Quando dicono che è un caso politico, vero perché è stato solo lui, perché ha cercato di entrare in politica. Poi la seconda condanna veramente
Vabbè, secondo si, spiega, si spiega veramente. Sì, addirittura anche Medvedev era quasi per. Lì si è pesato uno dei momenti in cui si è capito che probabilmente Medvedev non contava tanto, quando è stata pronunciata la seconda condanna per Khodorkovskij. Lui aveva chiaramente fatto capire di essere contrario, però la condanna è stata. Pare che sia stata. Mi ricordo che una stagista, non so se una stagista o una persona che lavorava in tribunale, raccontò proprio che la condanna fu passata al giudice da non so quali ambienti del governo. Sì, secondo sono sì, voci, sì, c'era, so se sì, c'era qualcosa, quindi sicuramente non è molto pulito, perché andavano anche condante per le cose, per non ridurre il suo, perché tipo, si poteva dopo metà del periodo si può uscire delle cose che non lo facevano fare, quindi questo ovviamente, ma il problema è un po' altro, quindi quello che scrive in realtà lui lavora adesso per Occidente, nel senso non lavora nel senso però per opinione pubblica, quindi è naturale, quindi anche la prossima lettera io potrei scrivere io se vuoi, più o meno stile euro esattamente. Se ti mettono in galera magari. Ah no, 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 nel senso, quindi per me è ovvio e anche reazione ovvia, dai. Però, ecco, aspetta, non voglio fare Khodorkovskij, quindi dai, ritiro. Anzi, mi sono seduto qua e, esattamente per qua ci sono due Andrei, Andrea e Andrei. E in Russia ci sono tipo un detto, quando sei tra due persone di stesso nome, che stesso, puoi esprimere desiderio. È solo per questo qua, cioè, ruolo centrale. Assolutamente non quello che hai pronunciato. Non diventare Khodorkovskij, almeno no, non adesso. No, è troppo poco. Quanti 10 anni fa, quando ero uomo più ricco, ma non mi interessa. No, diciamo così su Putin e Medvedev per finire. Il problema io dicevo, perché oggi, tre ore fa, Medvedev finalmente ha spiegato ai grandi canali russi perché non ha fatto il presidente. Infatti lui ha detto semplicemente perché i miei voti erano più bassi, ero sicuro di perdere. È quello che ho scritto mezz'ora dopo che lui ha detto. Per ma me era Andrei, secondo te è plausibile che il governo, il Cremlino, prestino così tanta attenzione ai sondaggi? O non dovrebbe essere il contrario? Cioè dovrebbero essere in grado di manipolarli, visto tutto il potere di cui dispongono? Sì, ha ragione. Lui ha detto che Medvedev ha spiegato la decisione di farsi da parte perché ha visto i sondaggi che lo davano in svantaggio rispetto a Putin. E anche prima, comunque, Evgeny aveva parlato dei sondaggi di gradimento sia di Medvedev che di Putin. Io mi sono un po' sorpreso, perché non credevo che al Cremlino e alla Casa Bianca si desse così una tale importanza ai sondaggi d'opinione, in un paese dove l'opinione molto probabilmente è molto influenzata dall'informazione, che è più o meno tutta in mano al potere e al governo. È un'ottima domanda. Io non penso che fosse questa la vera situazione, il vero motivo. Il voto non è così importante. Penso che il problema è che molte persone, anche rappresentanti del governo e dei servizi segreti, hanno iniziato a cambiare il loro atteggiamento nei suoi confronti. Quindi Putin ha giocato un ruolo fondamentale in quanto è accaduto, ovviamente. Quindi questa pressione che Putin ha iniziato ad esercitare lo scorso ottobre, lo scorso settembre addirittura, ha avuto un ruolo fondamentale. Allo stesso modo Medvedev ha visto che avrebbe avuto probabilmente la possibilità di fare qualcosa di significativo. Quindi qualcuno dall'interno proprio ha iniziato a esercitare un ruolo fondamentale in questo contesto. Alcune persone nelle fasce più alte delle gerarchie hanno iniziato a cambiare la loro posizione, hanno iniziato ad essere più attente a quello che era il comportamento di Medvedev e i suoi atteggiamenti. Sono iniziate diverse indagini appunto anche da uomini di Putin. Penso che Putin quindi in un certo senso fosse spaventato dal rischio di essere di perdere la sua posizione di primo ministro e di non avere poi un futuro ai vertici della politica russa. Quindi la burocrazia qui ha giocato un ruolo fondamentale. Penso che per la classe media si sia presentato poi lo stesso problema, in quanto Medvedev era considerato
una sorta di rappresentante di una nuova Russia, non la Russia del 2001-2002, ma la Russia del 2010, quindi un paese diverso, un paese che è cambiato. E anche per l'esercito stesso Medvedev è considerato, è sembrato essere considerato più vicino a possibili riforme, e da persone dall'interno temevano che diventasse troppo popolare, che guadagnasse troppo terreno. Quindi Putin probabilmente ha iniziato a temere la pressione anche di Medvedev e dell'escalation di Medvedev, e quindi ha iniziato a esercitare Putin una pressione che ha influenzato sicuramente la decisione finale di Medvedev. Allora, quindi non c'entrano i voti. Finito. Se ci sono delle domande le prendiamo, altrimenti facciamo noi un altro giro di domande da quassù. Se avete qualcosa da chiedere. Non so se c'è qualcuno con un microfono in giro. Eccolo là. Se fate le domande, mi raccomando di essere sintetici. Sì. Sono stato più volte in Russia, ho parlato con vari amici russi, varie persone e tutto. Quello che mi chiedo è, il problema maggiore che noi poniamo in Italia è sempre quello della democrazia in Russia, del fatto di come si può sviluppare una vera democrazia, come si possa arrivare a una democrazia compiuta. Conoscendo vari russi, sentendo quando parlano e tutto, io non credo che neanche in 100 anni si possa sviluppare una democrazia, nel senso che comunque lo spirito russo, l'anima russa, non porta verso questo. Non è un problema che si ponga, e non è un problema che sento presente nei discorsi della gente, tranne quelli che stanno in Europa o negli Stati Uniti e si identificano in questo. Io volevo chiedere, voi siete giornalisti, parlate con diverse personalità, sia della pseudo opposizione che c'è in Russia, sia del governo. Voi credete che ci possa essere, si possa sviluppare comunque un'opposizione all'europea? O che sia proprio come si può dire, o che sia impossibile comunque di creare un'opposizione o un qualcosa che sia diverso da questo, tra virgolette, regime democratico che avete? Inizio io, molto veloce. Cioè, lei ha fatto un scenario che nel business si dice molto conservativo, perché noi pensavamo magari qualche 10-20 anni, lei ha detto neanche 100, quindi... Prima. E quindi mi ha demoralizzato, quindi lascio ad Andrea poi. Penso che uno dei principali problemi in Russia sia quello che viene definita la tradizione, ovvero tutte le riforme che vengono sviluppate in Russia avvengono col governo, ma non perché la gente realmente vuole queste riforme. È una tradizione secondo cui la popolazione non viene educata e non gli viene permesso di seguire un percorso liberale, democratico. Un altro problema che si è verificato negli anni 90 riguardo le riforme che sono venute per molti come conseguenza della crisi del 98, e in particolare per la parte più attiva della popolazione, la classe media della popolazione, questa crisi è stata vista come un segno di tradimento da parte delle democrazie occidentali. Quindi non parlo soltanto di persone che vivevano nell'Unione Sovietica, ma della nuova generazione, coloro che erano più attivi anche dal punto di vista economico. Quindi parte della popolazione ha iniziato a credere, a essere convinta che non doveva più perseguire il modello delle democrazie occidentali, ma doveva cercare qualcosa probabilmente di più tipico dell'Est, qualcosa di tipico della Russia. Quindi è questo il modo in cui ha iniziato ad essere vista l'idea e il concetto di sviluppo della democrazia, un'idea che si è diffusa nella classe media russa. E purtroppo questo è stato un aspetto negativo in Russia a metà degli anni del 2000, è successo un altro caso particolare negativo.
gli oligarchi russi in questo periodo, nonostante tutte le dichiarazioni di Putin riguardo a questi, nonostante alcuni siano stati addirittura arrestati e mandati in prigione, in quel momento, in quel periodo, questa fascia della popolazione è rimasta molto delusa dall'attività e da quanto stava facendo il governo russo. E ancora una volta questo è stato percepito dalla parte più attiva economicamente della popolazione, quindi da questa classe media, come un tradimento del governo del potere russo. Quindi ancora una volta ha perso fiducia nella Russia. Quindi tutti, la popolazione russa oggi parte dal presupposto che la democrazia è qualcosa che è stato sviluppato a Occidente, nel mondo occidentale, ed è qualcosa che rimane tipico soltanto del mondo occidentale, che non può essere importato in Russia. Ed è difficile cambiare queste mentalità. Non dobbiamo pensare all'Unione Europea, non dobbiamo pensare agli Stati Uniti, ma ci si focalizza di più su quanto avviene a Singapore, in Cina, in Corea del Sud, e non quello che avviene nel mondo occidentale. Ecco perché, a mio avviso, un altro problema che si sta verificando ora con Putin, che ha preso la sua decisione di ricandidarsi come presidente. Questa classe media ancora una volta può considerare questa decisione come una sorta di riforma del governo che potrebbe portare qualcosa. E potrebbe essere la prima volta nella nostra storia The real Russian people might think that we need to do something ourselves and not to think about what we are. In cui la popolazione russa potrebbe intravedere la possibilità di avere dei cambiamenti. Sono d'accordo con la tesi sostenuta dalla persona che ha fatto la domanda, che forse la democrazia non è la prima delle preoccupazioni dei russi, però allo stesso tempo penso che bisogna stare molto attenti quando si parla di anima russa eterna e metastorica che è inconciliabile con la democrazia. Io a queste cose francamente non ci credo, le trovo molto conservatrici. Detto questo, se c'è un'altra domanda. C'è qualcuno? Ecco, qui c'è in seconda fila. Quindi avete capito che in Russia democrazia è sovrana. Creata da sovrano e democratico, forse. No, cioè proprio termini che studiamo. Solo che non so se hanno tradotto. La traduciamo così noi. Sì. No, nel senso da English. Non lo so. Okay. Si è accennato alla Cina. Dall'Italia, ma credo non solo dall'Italia, sia dall'Italia sia la sensazione, peraltro credo ampiamente condivisa a livello globale, che l'asse del potere si stia spostando da occidente ad oriente, dagli Stati Uniti alla Cina. Sul piano politico, ma soprattutto sul piano culturale, perché è una problematica fondamentalmente culturale. Qual è la prospettiva russa? Qual è la prospettiva del governo russo? Qual è la prospettiva strategica russa in questo contesto? La Cina per la Russia è un partner o un nemico? Okay, interessante. Temo che questa sia l'ultima domanda e abbiamo pochi minuti per rispondere. Ora, la Cina viene considerata dal governo russo. Ecco, abbiamo una serie di trattati speciali nel campo economico, in quello della sicurezza, quindi viene considerata come un alleato. Abbiamo consentito alcuni cinesi di tornare in Cina. Non credo che sia un'ottima strategia. Non penso che sia proprio una strategia affatto. La Cina vorrebbe avere nuove risorse.
La Russia non ha alcuna idea di che cosa farà se la Cina dovesse cambiare il proprio approccio nel prossimo futuro, quindi non vi è una strategia elaborata in questo senso. Sembra che l'idea di avere la Cina come alleato, come partner, è ancora guidata da residui della guerra fredda. Per molti anni la Russia voleva essere una superpotenza, proprio come la ex Unione Sovietica, ma la maggior parte dei tentativi hanno fallito e si è avuto, ma ci sono stati nuovi trattati, nuovi accordi creati con il coinvolgimento della Cina. E io temo che alcune persone al Cremlino non capiscano che queste organizzazioni sono più redditizie per la Cina ora che per la Russia. I cinesi prendono tempo per annunciare le loro rivendicazioni, ma non credo che sia una buona strategia quella attuale della Russia. No, vabbè, hai 10 secondi, nel senso, prima psicologia, comunque i russi sono più europei che cinesi, comunque tendono sempre verso l'Europa. Però nel senso di economia, infatti, c'è adesso quello che ha detto lui, cioè la Russia da un lato vuole dare un po' di energia alla Cina, sia per avere un po' di soldi, sia per minacciare un po' l'Europa, se vogliamo, però ha paura veramente. E quindi ci sono quelle discussioni adesso con oleodotto, che già ci sono problemi, c'è il discorso di costruire gasdotto verso la Cina che va avanti e dietro. Comunque, sì, va bene, strategia di cosa, ha scritto talmente tanto su energia, secondo me un altri 2 ore potrei parlare di energia. Diciamo solo una cosa, che l'Europa non dovrebbe troppo preoccuparsi che tutto il gas andrà in Cina, e questo pseudo minaccia, nel senso. Comunque prima andrà in Europa, perché gli europei pagano comunque di più. I cinesi trattano talmente tanto che vogliono sempre metà del prezzo. E con questo chiudiamo. Va bene, grazie mille.